Boeing o Airbus? Questa questione sembra andare avanti da sempre. Se fate questa domanda magari a un pilota, specialmente se di linea, o magari in una stanza in cui ci sono più piloti, prendete i popcorn e gustatevi lo spettacolo. Ma anche da passeggeri, immagino comunque vi sarete a un certo punto nella vita trovati, anche solo mentalmente, a fare il confronto, a dire ah sì, su questo qua sto meglio, peggio, cose. Figuratevi i piloti che poi usano anche tutte le strumentazioni, i comandi, insomma lo pilotano. La questione sembra andare avanti da sempre. Boeing, Airbus, due colossi dell'aviazione civile, aziende così grosse da non avere eguali, perché non sono le uniche due al mondo, ma non esiste nessun altro che possa misurarsi. Eppure c'è stato un periodo in cui la neonata Airbus ha dovuto farsi spazio in un panorama mondiale dominato quasi esclusivamente da Boeing, un panorama ostile che l'ha portata quasi al fallimento. E oggi è proprio questa la storia che raccontiamo, partendo dagli anni 50, quando l'Europa introduce i motori jet nell'aviazione civile. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel video dei finestrini rettangolari e sul perché gli aerei con i finestrini rettangolari esplodessero. Insomma, l'Europa per prima mette i motori jet su degli aerei di linea, aerei che diventano pressurizzati, molto veloci, tutto molto figo, ma poi gli aerei gli esplodono per qualche ragione. Ora che capiscono il perché, è troppo tardi, gli americani ne hanno già copiato e anzi hanno avuto il tempo di farlo meglio nel frattempo. E negli anni 70 sia il viaggiare in aereo sia proprio la richiesta di aerei da parte delle compagnie esplode. C'è veramente un boom e tutti i produttori americani che erano in grado di creare jet passeggeri fanno veramente affari d'oro. Douglas per prima, Boeing sicuramente, Lockheed, lasciano indietro tutti i produttori europei. Non c'è spazio per nessun altro perché qualsiasi potenziale concorrente dovrebbe cominciare da zero, mentre loro già stanno facendo da un decennio gli aerei con i motori a jet. L'Europa quindi nel frattempo aveva produttori di aerei, ne aveva tanti, troppi, perché erano tutti piccole aziende, troppo piccole per costituire una seria concorrenza agli americani, che con aerei come il Douglas DC-10 e il Lockheed L-10-11 dominavano la flotta di tutte le compagnie al mondo. L'unico modo quindi per l'Europa per emergere sul mercato era di unire le forze e far partire una joint venture, un progetto di ampia scala che potesse ardire a fare quello che tutti i piccoli produttori europei non avevano i fondi per fare, perché costava tantissimo mettersi a sviluppare un aereo da zero. Siamo al 1967, quando la Francia e la Germania dell'Ovest fanno partire appunto questo progetto. A ruota subito dopo si aggiungono Inghilterra, Olanda e Spagna, e così nel 1969 nasce Airbus Industries. Lavorano a un aereo che battezzano A200, i cui prototipi sono molto simili a quelli degli americani. Ma poi, ora che si arriva alla fase produttiva, in realtà è totalmente rivoluzionario, con dei punti di forza rispetto a tutti i concorrenti americani, tanto geniali quanto normali per noi oggi, perché ad oggi tutti gli aerei di linea sono così, solo che l'hanno inventata lì questa possibilità. Possibilità di cosa? Possibilità ad esempio di avere solo due piloti, perché tutti gli aerei fino a quel momento avevano due piloti e un ingegnere di bordo. L'equipaggio erano sempre tre persone. Invece questo aereo, con una front facing crew, quindi tutto l'equipaggio guarda in avanti, perché il terzo dell'equipaggio sugli aerei americani, che era l'ingegnere, stava a un tavolino sul retro, ma non so, una cosa, insomma, si sono inventati questo modo di dire per dire che hanno solo due piloti, e quindi c'è da stipendiare una persona in meno, che male non fa. Ma perché non serviva l'ingegnere? Perché era tutto molto informatizzato, c'erano piloti automatici, adesso ci arriviamo. Poi cos'è che aveva? Aveva solo due motori, invece che tre, come la maggior parte dei concorrenti americani, e due motori vuol dire tanto. Intanto, se riesci a sostenerti per aria con due motori, bevono meno benzina che non tre motori. E quindi, come costi del carburante, una compagnia aerea che magari ha centinaia di aerei in flotta risparmia veramente milioni, miliardi, non so. E non solo come carburante, anche come manutenzione. Hai due motori a cui fare manutenzione invece che tre motori. Hai tagliato del 33% le spese. L'ala montava per la prima volta materiali compositi, soprattutto nel bordo d'attacco e nel bordo d'uscita, per essere più liscia, più efficiente. Ed era una perfezione di ala, come mai non si era visto fino a quel momento. Ah, a proposito di ala, dicevamo prima che c'erano tutti questi paesi, la Germania dell'Ovest, l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna e la Francia. Cos'è? Si sono semplicemente messi
d'accordo che hanno fondato un'azienda e hanno messo tutti i soldi. No, no, si sono proprio divisi i compiti, è bellissimo. L'ala, appunto, era compito degli inglesi, la fusoliera dei tedeschi, il cockpit, tutta la cabina di pilotaggio dei francesi, i piani di coda fatti in Spagna, mentre gli olandesi si sarebbero occupati delle superfici di controllo. Bellissima questa suddivisione, tutti così ordinati. E effettivamente ha avuto successo. Torniamo a parlare del perché era così figo questo aereo. Abbiamo grass cockpit, cioè schermi invece che lancette analogiche, strumenti digitali, quindi autopilot digitali, doppio autopilot. Ah, tra l'altro starete vedendo in queste foto che aveva il volantino ed è stato penso l'unico, comunque sono stati pochi gli Airbus ad avere il volantino. Adesso hanno tutti il side stick, quel joystick sul lato, no? Solo che all'epoca tutti gli aerei avevano il volantino e questo qui è nato con il volantino, poi Airbus ha cambiato successivamente il suo stile. Allora, abbiamo detto glass cockpit, strumentazione a schermi, ah, tra l'altro ovviamente tubo catodico perché sono gli anni 70. Poi cos'altro? Le superfici di controllo secondarie comandate elettricamente, quindi flap elettrici, i freni, che non sono superfici di controllo, però freni elettrici, insomma, dove possibile. E quindi tutti questi pezzi montati in giro per l'Europa sono stati poi tutti spediti a Tolosa, alcuni via terra, altri trasportati via aria con il Super Guppy, che è un aereo bellissimo. E il 26 settembre 1972 viene presentato al pubblico il primo Airbus A300. Viene certificato per il trasporto passeggeri due anni dopo, nel 1974, ed era ancora all'avanguardia comunque. Fighissimo, digitale, innovativo, materiali compositi, tutte cose. Il 10 maggio dello stesso anno, del 74, vendono il primo a Air France. Ma è il mercato americano che interessava, perché gli americani volavano molto di più degli europei. E allora, come campagna promozionale per l'A300, Airbus decide di prendere il suo aereo, caricarlo di champagne per intrattenere gli ospiti e di ingegneri per mostrare, spiegare, insomma, il funzionamento, tutte le cose, e di mandarlo in giro per gli Stati Uniti a tappe per, insomma, fare un giro promozionale. E fanno decine di dimostrazioni per tipo quasi tutte le compagnie aeree americane, ma niente, nessuno voleva comprare questo aereo. Lo scetticismo delle compagnie americane verso prodotti non made in USA era parecchio, erano ben scettici, e non solo le compagnie, anche i passeggeri indirettamente, cioè le compagnie si aspettavano che i passeggeri non avrebbero volato altrettanto volentieri su degli aerei che non avevano l'Aquila e le stelle strisce il 4 luglio e oh my god quanto siamo americani. Jim Austin, all'epoca vicepresidente di Boeing, intervistato, descrisse l'Airbus A300 come uno dei tanti programmi governativi destinati a scomparire dopo aver venduto una dozzina di aerei. Cioè tipo, sì, gli europei hanno voluto fare sta roba solo perché politicamente i governi volevano farlo, ci hanno buttato un po' di soldi, ma tanto non ne venderanno, fallirà tutto, tanti saluti. È un po' di parte, eh? Era il vicepresidente di Boeing. Però dopo tutto aveva ragione, Airbus di aerei non ne ha venduti. Gli A300 rimasero tutti lì, a Tolosa, alla fabbrica, parcheggiati, fermi, invenduti. Complice anche la crisi petrolifera di quegli anni, 75-77. Non era più un momento di grande espansione per le compagnie aeree. Si tenevano gli aerei che già avevano in flotta, ma era difficile aumentarne il numero perché la benza costava un sacco. Quindi non solo il grande sogno dell'Europa di competere nel panorama mondiale dell'aviazione era fallito, ma stava per fallire anche la stessa azienda, la Airbus, proprio erano rimasti senza soldi. Stavano per interrompere del tutto la produzione, proprio ci avevano rinunciato. Se non fosse che Airbus ha detto, facciamo un ultimo tentativo. Hanno preso 4 dei loro A300, che tanto avevano tutti lì buttati in un parcheggio, e hanno deciso di darli in comodato d'uso gratuito per 6 mesi alla Eastern Airlines, una compagnia americana. Tobek di sti aerei gratis. E fu una delle trovate commerciali migliori di sempre, perché la Eastern Airlines, nella fattispecie i suoi piloti, si accorsero subito di cosa avevano per le mani, di che splendore della tecnologia avevano per le mani. Se ne innamorarono e alla fine dei 6 mesi non solo non ridarono indietro quei 4 aerei, cioè li comprarono, ma hanno messo giù un ordine di 23, ne hanno comprati 23 in tutto, per 778 milioni di dollari, che all'epoca erano cifre fuori di testa, cioè contate in mezzo 40 anni di inflazione. Era il più grande ordine di sempre di aerei esteri per una compagnia americana. Ma Airbus con quell'ordine non ricevette solo 778 milioni di dollari, ricevette validazione, attenzioni, credibilità. La voce si cominciò a spargere e gli ordini per l'Airbus A300 esplosero. Continuarono a crescere, ad accumularsi, fino al 2007, quando è uscito l'ultimo Airbus A300 dalla fabbrica, destinato a
FedEx, era la versione cargo ovviamente, ma non hanno solo fatto diverse versioni della 300 come sapete, poi hanno cominciato lo sviluppo della 310, un aereo un po' più piccolo, e comunque hanno avuto grandi successi. C'è tra l'altro un primato molto interessante detenuto dalla 300, che capirete molto bene se avete visto il mio video del perché gli aerei non volano sopra al Polo Nord. E cioè che fino a quel momento gli aerei di linea avevano tre motori per una questione molto pratica, normativa in realtà. Cioè che per gli aerei bimotore valeva la 60 minutes rule fino a quel momento, la regola dei 60 minuti. Cioè un aereo in volo in qualsiasi posto dove si trovava doveva sempre essere a massimo 60 minuti dal più vicino aeroporto in grado di contenerlo, di farlo atterrare. Non potevano mai allontanarsi più di 60 minuti dagli aeroporti gli aerei bimotore, mentre i trimotore non avevano quel problema, perché chiaramente se perdi un motore riesci comunque ad andare avanti con due e tutte cose. Quindi anche se tre motori consumano più di due, gli americani comunque risparmiavano carburante producendo aerei con tre motori, perché potevano cacciare rotte più dritte sopra l'oceano senza dover fare il giro dall'Islanda, per dire, per quanto riguarda l'Atlantico, e quindi fare molta meno strada e quindi alla fine comunque risparmiare benzina anche se avevano tre motori. L'Airbus A300 però si è dimostrato talmente affidabile, talmente perfetto, che non ha mai avuto nessun problema anche con due motori e cose varie, che l'ICAO, l'International Civil Aviation Organization, insomma l'ente che governa l'aviazione civile di tutto il mondo, proprio grazie all'Airbus A300 ha introdotto il concetto di ETOPS, di cui abbiamo parlato estensivamente nel video del perché gli aerei non volano sopra il Polo Nord, ma è semplicemente un Extended Twin Engine Operation Rules. Insomma, il fatto che gli aerei bimotore potessero allontanarsi di 90 minuti invece che 60 dal più vicino aeroporto se erano certificati ETOPS, che era semplicemente un questo aereo è molto figo, non si rompe mai, quindi può allontanarsi di più dagli aeroporti, e può soprattutto mettere il pollice in su al video se il video vi è piaciuto. Ragazzi, per questo video è tutto. Arriveranno presto video di volo, lo so che apprezzate molto anche quelli, però anche queste storie qua. L'aereo nucleare vi è piaciuto un sacco. Pollice in su, ciao a tutti.